Cesari riposava al Mantova. La classifica con il Padova 34, davanti alla Reggiana 33, Parma 30 punti. Nella colonna di destra Bassano 19 con la Federazione a 13 punti davanti a Sant'Arcangelo, Mantova, Forlì e Maceratese. Ci vediamo, Federazione Forlì. Stesso risultato della gara d'andata tra Federazione Sammarinese e Forlì, ma questa volta a parti invertite. A vincere la partita di ritorno, infatti, sono i biancorossi che si impongono 2-1. La squadra di Mirko Papini alza bandiera bianca contro l'11 di Mattia Grafiedi, che segna una rete per tempo. Gli ospiti si rendono pericolosi già al secondo minuto, quando Corusani verticalizza per Mingozzi. La palla arriva a Castelli, che conclude a rete, ma non trova la porta. Il risultato si sblocca al 15esimo. Al termine di un'azione manovrata, Bernardi lascia partire un gran tiro che a Luigi respinge. Sul pallone arriva Mingozzi, che appoggia comodamente la sfera in fondo al sacco. La Federazione Sammarinese si scuote e dal 19esimo sfiora il pareggio. Capicchioni parte palla al piede e serve sulla corsa Novelli, che da buona posizione calcia rete, ma Stella con la punta delle dita riesce a deviare in angolo. La squadra di Papini cerca con veemenza il pareggio, sfiorandolo anche al 31esimo, quando sulla punizione di Capicchioni, Casale di testa chiama in causa il portiere, che anticipa sulla linea di porta un avversario. Le squadre vanno al riposo sul risultato di Federazione Sammarinese 0, Forlì 1. Anche in avvio di riprese i biancorossi partono forte e dal quinto vanno vicini al raddoppio. Su un corner battuto velocemente, la palla arriva sui piedi di Benigni, la sua staffilata esce non di molto alla destra dell'estremo difensore. La partita vive di continui capovolgimenti di fronte che non producono risultati. Si arriva al 27esimo, quando il Forlì va ad un passo dalle 2-0. A Luigi è bravo ad uscire sui piedi di Minieri, lanciato rete. Il rimpallo favorisce il portiere e la palla si perde sul fondo. Ma lo 0-2 è solo rimandato ed arriva 3 minuti più tardi. Sulla punizione scodellata in aria da Perugini, Del Vecchio colpisce la sfera di prima intenzione, scavalcando a Luigi. A questo punto le speranze di rimonta della Federazione Sammarinese si riducono al lumicino, anche se al 36esimo Capicchioni segna direttamente su calcio di punizione. Ma ormai è troppo tardi per i biancazzurri, che non riescono a riequilibrare le sorti dell'incontro, che vede il Forlì battere la Federazione Sammarinese 2-1.